Grande successo per la serata delle Fonti Awards, tenutasi lo scorso giovedì 5 dicembre a Palazzo Mezzanotte. Innovazione e leadership hanno fatto da filo conduttore dei convegni e delle cerimonie di premiazione del 2019. Questo galà ha rappresentato la sintesi delle categorie premiate durante l'anno. Durante la cerimonia condotta da Manuela Donghi con la partecipazione esclusiva dell'attore showman Germano Lanzoni, le Fonti ha omaggiato una delle categorie più amate e seguite, lo sport. Tra i premiati sul palco di Palazzo Mezzanotte, il campione dell'Inter Esteban Cambiasso, che ha trionfato nella categoria Miglior Talent Calcio in TV. CEO dell'anno sviluppo strategico, torna a essere una persona, e the winner is Uberto Canaccini. Check elettronica industriale. Eccolo, e si porta il team, anche lui. Anche perché i leader stanno in piedi. Assolutamente, grazie al team per operare da oltre 40 anni nel campo imprenditoriale ed essere a capo di CEG Elettronica Industriale SPA, divenuta leader nel mercato mondiale per l'impegno nel creare nuovo valore per l'azienda, per aver sempre creduto in una sua internazionalizzazione e per il grado di competitività sotto il profilo tecnico ed economico. Buonasera. Bravissimi. Complimenti. Ecco il premio. Grazie Alberto. Soddisfatto. Il premio CEO dell'anno sviluppo strategico. Grazie. Complimenti, bravissimi. Complimenti, davvero. Do il benvenuto al dottor Uberto Canaccini, CEO CEG Elettronica Industriale. Buonasera. Buonasera. Dottor Canaccini, durante questa serata ha ottenuto il riconoscimento personale come CEO dell'anno nel settore dello sviluppo strategico. Come commenta questa vittoria? Ma sono molto felice per questo riconoscimento che viene dopo 43 anni di duro lavoro. Abbiamo iniziato con mio padre nel 1976 e abbiamo sviluppato un'azienda che oggi è leader nel settore dell'elettronica industriale. Devo dire che questo riconoscimento lo devo anche diciamo a mia moglie Cinzia, che in tutti questi anni mi è sempre stata vicina. Il gruppo di cui lei è a capo opera da più di 40 anni nel settore dell'elettronica di potenza. Da sempre lei ha creduto in una internazionalizzazione della sua società, confrontandosi fin da subito con i mercati esteri. Qual è stato il suo approccio in questo senso e quali i risultati più rilevanti? Ma in realtà non è che abbiamo iniziato subito, da subito abbiamo iniziato a fornire grandi compagnie italiane per mercati esteri. Poi circa 18 anni fa abbiamo iniziato a vendere direttamente all'estero, perché mi ero reso conto che il mercato ormai era globalizzato e non c'era più da fare distinzione fra Italia o estero. Noi dobbiamo essere cittadini del mondo, l'imprenditore deve cambiare pelle. Noi abbiamo cambiata allora e abbiamo avuto molta fortuna. Risultati rilevanti sono la presenza nei mercati, in alcuni mercati tipo l'area del Golfo, Nord Africa, Russia, ex repubbliche sovietiche, siamo veramente molto presenti, compresa anche la parte asiatica, Corea del Sud. Nell'immediato futuro, quali progetti avete in serbo nei vostri mercati tradizionali e in quelli nuovi? In particolare, essendo lei un profondo conoscitore del Kazakistan ed essendo la sua società presente in quel paese da molti anni, come affronta questo mercato? Il futuro, secondo me, è poter fornire servizi, cioè noi siamo produttori di sistemi di continuità, di elettronica di grande contenuto tecnologico. Oggi non basta più vendere prodotti, ma dobbiamo vendere servizi. Per questo stiamo aprendo delle società. In Kazakistan abbiamo una società ormai da 10 anni e stiamo sviluppando per il reclutamento di personale tecnico locale da destinare poi a tutti i clienti nel mondo. Stiamo aprendo anche in India e nelle Filippine. Quindi il concetto, sono le tre parole fondamentali magiche, sono contenuto locale, delocalizzazione e trasferimento tecnologico. Queste parole fanno paura a molti imprenditori, ma se vogliamo stare sui mercati dobbiamo condividere con i nostri clienti e con clienti finali nei mercati in via di sviluppo lo sviluppo della loro identità, cioè non è più possibile che loro non facciano riferimento a noi per poter crescere, ma anche noi dobbiamo diventare un po' come loro. Quindi secondo me
la sfida del futuro è creare delle società all'estero e poter delocalizzare, non tanto per avere un ritorno economico a basso costo, ma per poter diventare, avere un contenuto locale, cioè diventare un po' come loro, ecco.